Siamo con Matteo Ridolfi del Corecom della Liguria, si è appena concluso il decennale del Corecom qui a Roma, un'occasione importante, una ricorrenza sia per ricordare il passato e fare un bilancio, sia per tracciare anche una linea di indirizzo per il futuro, sono emersi tanti temi. La sua opinione su oggi, siete pronti come Corecom Liguria ad aprire una nuova fase? Quello sicuramente, anche perché come Corecom Liguria abbiamo avviato il processo per acquisire le nuove deleghe, le deleghe di secondo livello, e quindi ad assumerci nuove responsabilità, maggiori oneri che naturalmente dovranno anche essere supportati da un'adeguata struttura, perché le nuove deleghe importano necessariamente più lavoro e quindi più impegno, e anche il capitale umano è necessario. In questo momento è un Corecom che lavora, un Corecom che svolge pienamente tutte le attività che gli sono proprie, ben supportato soprattutto dall'ente Regione Liguria, però naturalmente l'arrivo delle seconde deleghe sarà per noi importante, come credo per chi le ha già è un impegno notevole, molto di più. Quindi quello che ci auguriamo è riuscire a ottenere questo e riuscire a ottenere anche un supporto ancora più consistente. Siete particolarmente come struttura vicini al cittadino nei confronti di tante tematiche, tanti nodi cruciali, no? E un'esperienza della sua regione, della regione Liguria, secondo lei degna di nota, che ci vuole raccontare un caso di successo particolare? Ma diciamo che i successi, se si possono definire così al plurale, sono tutti legati fondamentalmente, per quello che può essere un'aneddotica dell'attività del Corecom, è legata all'attività di conciliazione, perché è chiaro che poi le attività, i convegni, le attività di monitoraggio, la compilazione di una graduatoria sono momenti di un'importanza economica e professionale grande. Il contatto con il cittadino però arriva nel momento in cui c'è l'attività di conciliazione. Gli aneddoti o i casi legati alle attività di conciliazione sono i più disparati, quelli risolti nel senso dall'anziana ottuagenaria che ti arriva e chiede una spiegazione o ha un contenzioso di 8 euro invece che so a coloro che si presentano muniti di 4 avvocati in fila per risolvere un contenzioso di 8 euro lo stesso. Quindi sono queste le cose che fanno anche più sorridere, che poi ci vengono riportati da chi effettivamente svolge l'attività di conciliazione, cioè i funzionari, e sono quasi tutte legate all'attività di conciliazione. È la più disparata, in alcuni casi è un panorama totale sulla società che hai di fronte, dall'altro in alcuni momenti è un circo Barnum per quello che ne viene fuori. Allora, in bocca al lupo e buon lavoro, grazie a Matteo Ridolfi. Grazie. Della Regione Liguria. Grazie.